Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione PowerPoint del progetto Export Library della Camera di Commercio di Torino in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino relativa agli Emirati Arabi Uniti. Nelle prossime slides cercheremo di fornire una panoramica relativa al paese in questione dal punto di vista politico, sociale ed economico e di fornire una base di conoscenze, sintetica ma il più possibile a 360 gradi. Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese dell'area medio orientale e nello specifico della penisola arabica. Confinano ad est con il Sultanato dell'Oman, a ovest con il Regno dell'Arabia Saudita e a nord si affacciano sul Golfo Persico. Sono uno dei paesi membri del Gulf Cooperation Council, che comprende anche Arabia Saudita, Oman, Qatar, Bahrain e Kuwait. La capitale del paese è Abu Dhabi, che in qualità di capitale dell'Emirato di Abu Dhabi e funge anche la capitale del paese, essendo appunto Abu Dhabi l'emirato più grande e più importante della federazione. La forma di governo è una monarchia federale elettiva, in cui la funzione di capo di Stato è svolta sempre dall'emiro di Abu Dhabi per tradizione, anche se formalmente si tratta di una monarchia elettiva. La popolazione stimata è sui 10 milioni di persone circa, la cui gran maggior parte è formata da lavoratori espatriati, quindi non direttamente cittadini. Copre una superficie di circa 84.000 km quadrati. La moneta è il dirham degli Emirati Arabi Uniti. La lingua principale è l'arabo, ovviamente, ma anche l'inglese è molto parlato e ben capito nella nazione, essendo comunque la Federazione degli Emirati Arabi Uniti uno stato sorto dopo un periodo di colonizzazione inglese e partecipa a un gran numero di organismi internazionali, fa parte della Lega Araba, fa parte dei paesi produttori di petrolio, fa parte delle Nazioni Unite e anche del G77, delle istituzioni internazionali che rappresentano il terzo mondo. Lo Stato è diviso in 7 emirati, come possiamo vedere il più grande è l'emirato di Abu Dhabi, in giallo nella cartina, che occupa la parte sud-occidentale del paese, fino al confine con l'Arabia Saudita, a sud, ed è prevalentemente desertico. Ad est di Abu Dhabi si trova l'emirato di Dubai, secondo per importanza, mentre nella parte nord-orientale del paese, verso il confine con il Sultanato dell'Oman, gli altri 5 emirati variamente intersecati tra di loro. Lo Stato è indipendente dal 1971, anno appunto dell'indipendenza della Gran Bretagna che aveva lasciato il paese già nel 1968. Inizialmente si sarebbe dovuto trattare di una federazione a 9 emirati che comprendesse anche il Qatar e il Bahrain, ma al momento della fondazione questi ultimi due decisero di non far parte del neonato Stato. Nel 1981 nasce il Gulf Cooperation Council, che possiamo definire un esempio virtuoso di integrazione regionale e che comprende, oltre agli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'Oman, il Qatar, il Bahrain e il Kuwait. Ad oggi, il periodo attuale è un periodo di crescita economica e di benessere diffuso. Il presidente è Khalifa bin Zayed Al Nahyan, figlio di quell'Al Nahyan, padre fondatore dello Stato ed emiro di Abu Dhabi al momento dell'indipendenza. Negli ultimi anni, si è attuato un processo molto efficace di diversificazione economica e sviluppo per uscire dalla situazione di dipendenza dal petrolio e uno degli eventi culminanti e centrali dell'ultimo periodo è l'accordo storico con Israele di riconoscimento reciproco tra i due paesi, avvenuto appunto nel 2020 e patrocinato dagli Stati Uniti d'America. Da un punto di vista internazionale, gli Emirati Arabi Uniti sono il punto di approdo della maggior parte degli investimenti esteri nella regione e quindi sono un punto di snodo centrale per i soldi in entrata all'interno del Golfo e dei paesi del Gulf Cooperation Council. Si tratta quindi di un modello per l'economia del Golfo, in particolare Dubai, con la sua capacità di differenziarsi e di non dipendere unicamente dalle rendite petrolifere. Tuttavia non tutto è rose e fiori, è tuttora premente la questione umanitaria dei lavoratori espatriati. Il mondo del lavoro nei paesi del Golfo, in particolare negli Emirati, si è dimostrato particolarmente problematico negli ultimi anni. I lavoratori che vengono da fuori, in particolare dai paesi del subcontinente indiano, India, Pakistan e Bangladesh, non sono dotati di tutta una serie di tutele legali, il loro lavoro è fortemente sottopagato, non esiste un salario minimo e
E anche le istituzioni internazionali e organizzazioni non governative si sono sempre più accorte negli ultimi anni di questa situazione assolutamente problematica. Come possiamo vedere in questa slide, gli indicatori macroeconomici degli Emirati Arabi Uniti sono di indiscussa qualità ed evidenziano un trend crescente negli ultimi anni di miglioramento di tutti questi indicatori macroeconomici, almeno fino al 2019. Mentre invece si può vedere come più o meno tutti abbiano subito un peggioramento nel 2020, alcuni sono effettivamente dei dati, altri sono semplicemente delle stime dell'anno appena passato, ovviamente colpito dall'epidemia di Covid, che ha assestato un duro colpo alle economie di tutto il mondo e anche a quella degli Emirati Arabi Uniti, che comunque rispetto ad altri paesi hanno sicuramente reagito in maniera migliore, il danno subito è stato di entità minore. Vediamo come appunto fino al 2019 la crescita sia stata abbastanza costante, sia dal punto di vista della crescita del PIL, del tasso di crescita, di come comunque il tasso di disoccupazione sia relativamente contenuto, idem il debito pubblico, ci siano dei buoni valori per quanto riguarda il volume di export totale di bilancio commerciale e come gli Emirati Arabi Uniti siano un'eccellenza dal punto di vista degli investimenti diretti esteri. E in questo senso sono, come abbiamo visto prima, la migliore delle economie del Golfo, in quanto l'economia più attrattiva di capitali stranieri. Divisione del PIL per settori produttivi, come vediamo nella tabella di sinistra, vede una netta prevalenza del settore petrolio e gas naturale con il 39%, seguito al 19% dal settore costruzioni immobiliare, un 12% per il commercio, 8% per manifattura, 7% per i servizi finanziari, eccetera. A destra invece vediamo la suddivisione del PIL tra i vari Emirati, anche qua netta prevalenza per una componente, Abu Dhabi 63%, segue a ruota Dubai con il 25% e poi gli altri Emirati con percentuali decisamente inferiori. Vediamo ora di approfondire l'outlook economico degli Emirati Arabi Uniti dando un'occhiata ai dati di interscambio aggiornati dal 30 settembre 2020 e frutto di elaborazioni su dati della Camera di Commercio di Torino, con cui analizzare l'asse di interscambio commerciale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Nella parte sinistra della slide possiamo vedere i dati concernenti all'export italiano verso gli Emirati Arabi Uniti e possiamo vedere che più del 96% dell'export italiano è costituito da prodotti manufatturieri. In particolare il 22% riguarda macchinari e apparecchi, vicino al 10% per quanto riguarda i prodotti in metallo e gli apparecchi elettrici, un 8% prodotti tessili, poco più del 7% prodotti chimici, eccetera. Cambiando settore, poco più del 2% dell'export italiano è costituito da prodotti dell'agricoltura, mentre per quanto riguarda i prodotti di attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento, siamo a uno 0,74%. Quindi sotto anche la soglia dell'1%. Per quanto riguarda invece gli altri settori, dalla somma di tutti gli altri settori, da uno 0,7% piuttosto trascurabile. Nella parte destra invece della slide vediamo l'export emiratino verso l'Italia. Anche in questo caso il 94% dell'export emiratino è costituito da prodotti manufatturieri. In questo caso abbiamo un 91%, quota estremamente alta di prodotti in metallo, sotto l'1% invece altri i prodotti manufatturieri come gli articoli in gomma, materie plastiche, prodotti tessili, macchinari e apparecchi e prodotti chimici. Un 2,2% è costituito da prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere. E un 3% non trascurabile è costituito da attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Tutto il resto, gli altri settori, tutti sommati tra di loro, danno una percentuale estremamente trascurabile dello 0,07%. Andiamo ora al quadro economico, dando un'occhiata alle relazioni intercommerciali di interscambio tra Emirati Arabi Uniti e Piemonte. Possiamo vedere che il 5,4% del totale dell'export italiano verso gli Emirati è di provenienza piemontese, per un valore netto di una cifra di 146 milioni di euro. Come evidente dai dati,
Il 2020 ha rappresentato un anno di crisi economica per un'infinità di settori, ivi compreso l'export italiano verso i piemontesi, verso gli Emirati, e quindi registriamo un calo del 19% rispetto al 2019 del valore netto dell'export, una crescita dell'import comunque del 10%, ma un crollo di 20 punti percentuali rispetto al 2019 della bilancia commerciale, che comunque rimane positiva e si attesta su un valore di 137 milioni di euro. Nei due grafici, nella parte bassa della pagina, vediamo a sinistra, espressi in punti percentuali, i valori di import ed export divisi per settore, quindi relativi ai vari settori economici di interscambio, e vediamo in grassetto come il settore che la fa da padrone siano i prodotti delle attività manifatturiere. Nello specifico, appunto, vediamo prima i dati del 2019, i dati del 2020, è possibile fare un confronto. Vediamo comunque come questi prodotti dell'attività manifatturiere abbiano una percentuale decisamente alta, e tendenzialmente, appunto, l'import addirittura sopra il 99%. Per quanto riguarda l'export, comodamente sopra il 97%. A destra invece un grafico che analizza la divisione interna alla macro categoria prodotti delle attività manifatturiere. Vediamo come i due principali settori dell'attività manifatturiere per importanza siano i prodotti alimentari e tabacco, la fetta della torta blu in alto a destra, e quella relativa a macchinari e apparecchi, che è quella in basso e che occupa tutta la parte inferiore del grafico. Infine, uno sguardo alle relazioni di interscambio tra Emirati Arabi Uniti e Provincia di Torino. Per quanto riguarda l'export torinese verso gli Emirati, vediamo nel grafico a torta di sinistra una suddivisione dei prodotti delle attività manifatturiere, che come abbiamo visto coprono la gran maggioranza dell'export torinese verso gli Emirati. E queste attività manifatturiere sono divise in questa maniera: per un 25% prodotti alimentari, per un 17% macchinari e apparecchi, 13% mezzi di trasporto, 11% apparecchi elettrici, eccetera. A destra invece vediamo alcuni dati relativi all'import e all'export e alla differenza tra 2019 e 2020. A fronte di un leggero aumento dell'import da 2 milioni e mezzo circa a più di 4 milioni, corrisponde un netto calo delle esportazioni che perdono un valore di oltre 30 milioni di euro. Vi sono punti di forza, opportunità, ma anche punti di debolezza e minacce per quanto riguarda l'economia emiratina. Per quanto riguarda i punti di forza, lo Stato è uno Stato a basso rischio politico, nonostante si trovi in un'area generalmente, cioè il Medio Oriente, a tasso di rischio politico abbastanza elevato. La posizione geografica è ottima, vi sono importanti riserve di petrolio e gas naturale, nonché un'infrastruttura logistico-finanziaria assolutamente di livello. La zona è ad alta ricettività turistica, vi sono zone franche, parchi industriali, e gli Emirati in generale sono il principale sbocco italiano sul Golfo. Per quanto riguarda l'ambiente economico locale, vi è un altissimo reddito pro capite, la popolazione è particolarmente giovane, istruita, vi è una grande propensione alla multiculturalità. Per quanto riguarda i punti di debolezza, vi è una scarsità generale di risorse naturali, in particolare acqua e terra derivante dalla composizione prevalentemente desertica del paese, una grande dipendenza dalla domanda estera, una forte regolamentazione del mercato. Il quadro giuridico è piuttosto complesso e servono delle licenze specifiche per operatori commerciali, tra cui, ad esempio, per le forme societarie mainland, la necessità di avere uno sponsor locale al 51%, e la burocrazia stessa è abbastanza macchinosa. Per quanto riguarda le opportunità di impresa negli Emirati Arabi, o comunque opportunità commerciali, sicuramente il campo delle infrastrutture, trasporto e logistica, risorse idriche, la sanità, la diversificazione economica ed energetica, su cui gli Emirati stanno spingendo tanto ultimamente, i beni di consumo e i beni di lusso, in particolare se provenienti dall'Italia, che è sempre considerata in maniera importante in questi tipi di mercati,
macchinari, alta tecnologia, ovviamente turismo e servizi, e anche l'opportunità derivante dall'Expo 2020, oramai spostato nel 2021 per l'emergenza Covid. Per quanto riguarda le minacce, vi sono alcune preoccupazioni riguardo a una recente involuzione politica dell'area. L'alto tasso di dipendenza dal petrolio, nonostante i tentativi di diversificarsi, e appunto quindi la dipendenza dal prezzo del petrolio che potrebbe variare le condizioni economiche del paese appunto in base a questo fattore, e la questione del mercato immobiliare. Per quel che riguarda i dati demografici, possiamo vedere come la popolazione urbana degli Emirati Arabi Uniti sia al 92,8%, quindi la maggior parte della popolazione vive all'interno di città, essendo d'altronde lo Stato per grande parte composto da deserto. La percentuale expat su popolazione è dell'88,5%, quindi una percentuale altissima di lavoro immigrato dall'estero. Il tasso di crescita annuale della popolazione è al 2,06%, una preponderanza della popolazione maschile, come possiamo anche vedere dalla tabella di destra, che è una piramide demografica, quindi la composizione demografica per età e per sesso degli Emirati Arabi Uniti. La popolazione maschile è il 72% del totale. Il 65,9% della popolazione è compresa nella fascia d'età 25-54 anni, il tasso di fertilità è di 1,45 nascite per donna e l'aspettativa di vita supera i 77 anni, che è un dato ottimo per quanto concerne la zona medio orientale, che in genere ha aspettative di vita, i vari stati hanno aspettative di vita decisamente più basse. Vediamo ora alcuni consigli relativi alla negoziazione interculturale, quindi alcune brevi sintetiche indicazioni su cosa sia meglio fare e cosa sia meglio non fare durante un'eventuale fase di negoziazione con una controparte emiratina. Dal punto di vista delle cose da fare, innanzitutto la questione della puntualità. È sempre bene arrivare in orario, è considerata maleducazione, arrivare in ritardo a un appuntamento, che sia esso importante o anche meno importante. Questione del cibo e delle bevande. È sempre bene accettare ogni offerta che vi viene fatta, perché anche in questo caso il rifiuto equivale a maleducazione. Quindi, anche se non ci fosse da parte vostra una particolare volontà, una particolare voglia di mangiare o di bere, comunque è sempre meglio accettare e possibilmente sforzarsi per fare contenta la controparte. E la stretta di mano è molto importante. Spesso va anche per le lunghe, non è veloce e istantanea come siamo abituati ad esempio noi in Italia, ma è spesso lunga e vigorosa. Cosa non fare? Prestare innanzitutto molta attenzione al mese di Ramadan, in cui è vietato bere, è vietato mangiare, è vietato fumare in luoghi pubblici durante questo che è il mese sacro dell'Islam, in cui appunto le prescrizioni islamiche prevedono questi divieti per tutti i musulmani. È bene evitare di prodursi tali atteggiamenti di fronte a loro, anche perché, essendo gli Emirati Arabi Uniti uno Stato islamico, è proprio legge dello Stato il divieto di fare in pubblico queste tre cose durante il mese di Ramadan. Capitolo donne, la questione delle donne, è meglio evitare ogni contatto fisico, compresa la stretta di mano con le donne. La condizione femminile, per quanto comunque, essendo il paese abbastanza moderno e modernizzatosi negli ultimi decenni, comunque la condizione delle donne è diversa da quella a cui siamo abituati in Italia, ad esempio. Quindi è meglio evitare ogni tipo di contatto fisico e anche fissare troppo a lungo una donna in un luogo pubblico. E infine, ovviamente, come corollario di quanto detto prima, non sottovalutare l'importanza delle tradizioni. Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese moderno, ma sono anche un paese fortemente radicato nelle proprie tradizioni, ed è sempre buona cosa tenerne conto. Nella parte alta della pagina trovate una dicitura e un link che reindirizzano a Infomercati Esteri, a viaggiaresicuri.it per avere delle informazioni aggiornate sul paese, nonché un link che rimanda all'Istituto Statistico Emiratino per statistiche aggiornate. Nella parte bassa invece alcuni consigli se nel caso vogliate approfondire elementi della cultura emiratina, quindi per quanto riguarda ad esempio la letteratura, alcuni scrittori celebri, Hadar Al-Khozam, Nasser Al-Daher, Salem Al-Katti, Yasser Arab, eccetera. Un link di musica tradizionale se vogliate. Nel caso vogliate apprendere anche questo punto di vista della cultura emiratina, e poi alcuni nomi di musica contemporanea come Hallam, Esther Eden, Laila Khalif, eccetera. E infine
una serie di nomi di registi emiratini in un campo come appunto il cinema, che negli Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni sta avendo sempre maggiore rilevanza e è anche in grado di valicare i confini dello Stato e diffondersi in tutta l'area medio orientale, almeno nel mondo arabo, come quindi registi come Ali Mostafa, Nailal Al-Khaja, Tariq Al-Kazim e Nahla Al-Fahad. Arrivati alla fine della presentazione, vi ringrazio per l'attenzione. In questa pagina trovate i contatti per ogni eventuale richiesta o domanda. Vi ringrazio e arrivederci.